Tutto pronto per l'evento Galà di Beneficenza Romagna nel cuore. Due serate da non perdere in programma martedì 18 e mercoledì 19 luglio dalle ore 20 nella splendida cornice di Villa Berloni a Candelara. A presentare l'evento il presidente della Proloco di Candelara, Lorenzo Montesi. Due serate da devolvere totalmente in beneficenza, concentrate sul folklore con tanti bravissimi artisti e appunto che avremo nella serata di mercoledì questi artisti che gentilmente si sono concessi a venire nella splendida cornice di Villa Berloni affinché si possa fare una serata di livello, diciamo così, che possa essere piacevole, gratificante e che ci possa dare la possibilità di raccogliere più fondi possibili per, appunto, per questo territorio in difficoltà. Siamo partecipi di questo progetto, devo fare i miei complimenti alla Proloco di Candelara, anche al quartiere di Candelara. Questo è un bellissimo messaggio che viene mandato anche nei confronti dell'Emilia Romagna e dell'alluvione che è avvenuta, ma non solo. In questo modo loro hanno preso diciamo tutte e due le cose per far divertire i cittadini, ma anche valorizzare il borgo di Candelara, e devo dire che come quartiere anche come Proloco lavora benissimo, anche perché l'abbiamo visto con le candele a Candelara, è uno degli eventi più belli nella città di Pesaro. È una cosa, la voglio dire, nei quartieri noto di periferia ci si fa comunità. È in programma nel corso dell'evento una serata dedicata alla musica e in particolare alla danza. Diverse scuole di ballo porteranno insomma i loro allievi anche da Ancona, quindi non solo nel pesarese, e noi ci metteremo tutta la nostra allegria, vivacità, faremo ballare tutti chi vorrà partecipare a 360 gradi, quindi dai balli di gruppo al liscio, al caraibico, e quindi io ringrazio tutti i miei colleghi che hanno aderito con me a questa iniziativa. Queste due serate saranno interamente devolute in beneficenza a questi territori. Abbiamo già avuto contatti con la Protezione Civile, con l'amministrazione comunale, in questo caso di Ravenna, affinché direttamente già da giovedì saremo pronti, disponibili a incontrarsi e devolvere interamente, ecco, questo introito di beneficenza totale delle due serate. E quindi credo che sia importante partecipare, perché il senso civico, il senso di responsabilità, con una mano sul cuore, direi che sono iniziative forse uniche, più uniche che rare.